Eccoci signori, condividete, siamo ad Agello, vicino a Perugia, e trasmettiamo dal container sede per i contest della sezione aree di Perugia. Questa è un po' la panoramica di quello che si vede da qua. Siamo sulle colline fuori Perugia e adesso vi faccio vedere cosa abbiamo dentro. Abbiamo alcuni operatori, tra cui Gianni, AZG, Eugenio, Sergio di XD, eccetera. Questa qui è Chiara, neopatentata e neolicenziata, U0LFW. Queste sono le antenne nostre qua per le HF e i dipoli. Di qua la direttiva 5 elementi che stanno, credo, non utilizzando perché adesso vanno con i dipoli. Ecco qua Eugenio e Sergio e vediamo cosa sta facendo Gianni dentro. Stiamo facendo quello che... Again? Ma il segnale non possibile. Oh, chiudi. I get data point zero child portable, ok? Come fai a capire? Cuffia, cuffia. Gianni, dopo i filtri. Cuffia, no, no, no. Cuffia. No, vai di cuffia. Troppo rumore oggi, eh? Non è possibile, vedi? Ecco. Certo, posso dire che giù trai che io col sangue, completi io col sangue, eh? Inizierà a fare sul serio. DF0 Charlie again. Are you there? Ghost. Ah, è partita, non c'è più. Purtroppo è così, Gianni, è aggressivo, trova un'altra frequenza, aggredisce. Gianni si sta concentrando, non lo disturbate. Italy, Quebec, zero, Papa Germany. Number 7, many thanks, you have 5983, ok? 83 from Italy, Quebec, zero, Papa Germany, ok? Senza correnza, io non si può fare, io non si può fare. Perché è impossibile. Come fai a discriminare il segnale e a dire esattamente che è quello? Sì. Sì. Queste sono le varie, poi ci sono quelle a contesta che sono quelle lì. Già per più, una capsula molto performante con il tuo paio. Sì. Adesso andiamo a vedere un 80 se fosse un po' qualcosa di più possibile, eh? Andiamo in 80? Sì.
Stai giocando a che cosa? Ti metti sulle tre. Ti metti sulle tre. Qui non possiamo far questo? Non possiamo far questo? Possiamo far qui. La banda italiana in genere non si può fare su questo contest. Chiacchiere. Ho visto io sulla banda la frequenza. Gianni, ma va in chiamata, no? Mettete sulla frequenza. Qui non c'è traffico. No, c'è no, c'è no. Ma Renzo, hai visto? Si è chiamato non c'è niente. Adesso il 40 si compare prima degli 80, capito? Posso fare una domanda? Ma sulla banda delle frequenze c'è una fascia dove non si può trasmettere, no? La radio mia mi dice TX error. Qui come fai? Te le ricordi tutte a memoria? Da dove partono, dove arrivano? Ma veramente sappiamo noi, che ti posso dire, in 3000, in 80 metri, che ti posso dire, no? Cominciano da 3005. E finiscono? La zona CW, no? E poi si finisce a 3008. Okay, la zona DX, 3007-3008 è la DX, 3600-3650 è la zona che in genere Europa, soprattutto Italia, cioè, capito? E questo lo si apprende man mano facendo okay, luce. No, la ripartizione la dobbiamo sapere, principalmente non siamo andati fuori banda. Ma non ti trasmette questa fuori banda? Sì. Sì, non è che sono proprio strette, hanno una certa percorrenza in più o meno. Ah, la radio mia a quella frequenza lì smette, quell'altra comincia. Lo so, detto, comunque tutte le radio sono comuni. Questa è stata la radio prototipa di tutti i com che sono più tipo, proprio quelli multimilionari che ci sono adesso in commercio. Quindi c'è gli anni, ma questa è ancora sconfiggere enorme. Ok. E tu vuoi dire, ma mi sono sfuggita una cosa? No, non credo. Possiamo andare lì dentro? Ma che scherzi? Questa qui è la proporzione della prima volta. Ah, ma guarda, che ti posso dire, adesso su 5.000 euro di proporzione, oggi. 5 milioni, ma perché non è, i display non esistevano, anzitutto, questo è stato il primo prototipo del 90? Sì, del 90 grosso modo, sì. E questo sembra che poi è pesantissimo, mi ha presenza trasformatore. Lo portò una volta, la prima volta, facendo una scena enorme perché tutti erano concentrati a guardare quello che faceva, all'aeroporto di Castiglione dell'Arco, quando c'era le manifestazioni degli Achilloni, eccetera, e tutti si sono entrati una volta. E era un successo enorme, perché chiaramente una roba così non si era mai vista. Va bene, via, salutiamo che tanto non trasmettete e io schiudo. Aspettami un attimo, andiamo a vedere in 20, no? È buffo, ma funziona. No, dai Gianni, stasera adesso riprenderà la trasmissione fra un po', eh? Chi?